Buongiorno ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Da tanto tempo che manco, lo so, mea culpa, però purtroppo avendo cambiato lavoro ho veramente pochissimo tempo libero per fare tante cose. Non è una scusa, ma è la realtà purtroppo. Non essendo il mio lavoro a tempo pieno, lo faccio quando riesco e cerco di condividere con voi il più possibile. Comunque, vado alle ciance e ho deciso di dividere questa esperienza in più video per raccontarvi nel dettaglio veramente sia la crociera in sé, quindi questo video appunto dedicato, che le varie mete che abbiamo visitato. Quindi usciranno altri video nelle prossime settimane. Stay tuned, mi raccomando. È stata un'esperienza veramente fantastica per tanti punti di vista e per altri me l'aspettavo un po' di più, però vabbè. Ho conosciuto persone fantastiche, saluto Samantha, che so che sta guardando questo video, lo sta aspettando con ansia. La cosa bella della crociera è appunto che entri in una sorta di mood particolare ed è per questo che non ho tantissimi video della nave in sé, ma perché appunto la seconda sera abbiamo conosciuto al ristorante, perché tra l'altro è una cosa che fanno accoppiare un po' secondo me le persone, perché al tavolo ogni sera avevamo loro, due coppie fantastiche che saluto se mi stanno guardando. Samantha, so che tu ci sei. E quindi niente, si sono divertiti come dei pazzi con loro durante tutta la crociera e quindi alcuni momenti me li sono tenuta per me. Mi spiace, sorry. Detto ciò, direi di partire col video. Spero che il video vi piaccia. Se è così, lasciate un bel like di supporto, iscrivetevi al canale e mi raccomando, attivate la campanellina per non perdervi neanche un video. Detto ciò, vi lascio al video e buona visione. E fatemi sapere qui sotto nei commenti se siete stati in crociera, cosa avete provato, come vi siete sentiti, se vi è piaciuto o meno, cosa migliorereste, perché secondo me c'è qualche cosa da migliorare un po'. E niente, vi saluto, vi lascio. Buonasera ragazzi, domani si parte e sono presa dall'ansia e ho appena finito di preparare le valigie. Ora mi vesto, mi metto le scarpe, vado a prendere il mio ragazzo al lavoro e andiamo a fare il tampone perché è richiesto il tampone 48 ore prima della partenza, massimo. Ragazzi, sto appena tornando a casa. Siamo tutte e due negativi! E niente, speriamo per domani, incrociate le dita per me. Ho lasciato il mio ragazzo dal parrucchiere, scusate anche i capelli. Cioè, vi sembra il caso il giorno prima tagliarsi i capelli? Disagio. Comunque sì, quella è la mia sala, poi ve la farò vedere con calma. E niente. Comunque, niente. C'ho l'ansia. C'ho l'ansia perché ho organizzato tutte le tappe. Ci sono tutte le tappe, le 5 tappe. Ogni giorno dovremmo scendere dalla nave. E dato che non prenderà internet, l'ansia. E speriamo di non perderci. Speriamo di non rimanere a terra mentre la barca va. Finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va, non ti fermare. Comunque, questa è la valigia del mio ragazzo, quella là è la mia rosa, ovviamente, ovviamente, ovviamente. E niente, ci siamo, quello è il mio armadio, è in disordine proprio da paura. E niente, ci vediamo domani. Adesso mangio, faccio la doccia e vado a dormire, che stasera si parte a luna di notte, ok? Quindi devo essere bella sveglia, ok? Siamo finalmente arrivati. Abbiamo trovato anche parcheggio dopo 2 ore di attesa. No, dai, siamo arrivati che erano le 6 e qualcosa, sono le 7. E abbiamo trovato parcheggio, l'unico parcheggio gratuito di tutta Trieste. L'attesa ne è valsa. Molta compagnia, molta, molta compagnia. Niente, vediamo come va, vediamo come va. Piove, c'è un tempo di merda. Ah, vabbè, non ci facciamo abbattere, siamo fiduciosi. Questa è la nostra nave attraccata, MSC Fantasia. Noi abbiamo il check-in alle 16, quindi facciamo un giro. Sono sonno che non mi dico. Comunque, siamo pronti per il tour della cabina. Siamo finalmente arrivati alla cabina, sono le 2 di pomeriggio. È pronta, ci siamo trovate le valigie fuori dalla porta, quindi sono arrivate. Iniziamo, direi. Comunque, abbiamo la vista sul mare. Dunque, qua abbiamo la porta d'ingresso con tutte le schede informative. Qua dietro questa porta
il bagno, un classico bagno. Qua abbiamo la doccia, il bator, asciugamani, asciugamani, asciugamani. Un lavandino bellissimo, tre favolosi ripiani dove metterò tutto. Usciamo. Uscendo dal bagno, questa è la situazione. Abbiamo il balconcino che affaccia sul mare. Siamo attraccati ancora a Trieste, quindi niente. Abbiamo un favoloso letto con il programma del giorno. Dopo ci diamo un'occhiata. Lì c'è praticamente le istruzioni di salvataggio che stanno andando random da quando siamo entrati. Un favoloso onsbegium. Un divano, presumo sia letto, con il tavolino, le nostre valigie, tutto quanto ciò che possiamo fare, cosa non possiamo fare. Un altro fantastico ripiano e il terrazzo, che adesso andiamo a disturbare il mio ragazzo. Ehi tu, cosa stai facendo? Ti butto a mare. Mamma mia, siamo al 13° ponte. Quella è Piazza Unità d'Italia di Trieste. Qua sotto abbiamo le scialuppe di salvataggio. E questo è quanto. Saluta il popolo di YouTube. Welcome, popolo of YouTube! Mamma mia, inglese, mua, bijou! Mi vado a riposare che io sonno. E niente, ci vediamo più tardi che ci prepariamo. Leggo un attimo che cosa c'è in programma stasera. Buonasera, siamo pronti? Siamo appena tornati dalla cena. Sta tutto molto buono, molto sobrio, devo dire. Questo è il mio outfit prediletto. Ho messo le ciglia finte che lo mettevo dall'anno 2000, non so. E niente, c'è appena stato consegnato il programma per domani. Più tardi me lo leggo, ora non c'ho voglia. A che ora è programmato lo sbarco? È giunta l'ora di pranzo, questo è il pranzo di oggi, cuscuzzo, pollo all'araba, verdure. Simone è andato a procacciare altro cibo. Vittoria, si può. Boh. Buongiorno, stiamo andando in piscina, abbiamo mangiato come due maialini. Saluta, saluta, saluta Antonio. Tanti auguri a te, tanti auguri Andrea, tanti auguri a te. Woo! 32! Io busso. Chi non bussa, non gusta. Ok. Chi che non lecca, lecchiamo. Non stecca. Quindi, chi che non gira, dove che tira. E chi che non dice evviva, chi non dice evviva, che scioppa, che si rompe la vescica. Evviva! Evviva! C'è talmente tanto vento che potrei volare via per sempre. Andiamo! Vola!
finita! Stiamo per lasciare la camera e a far colazione e poi ci prepariamo per il ritorno a casa. We'll be right back.